Buonasera, nona edizione di Vacantiando, rassegna teatrale con la direzione artistica di Diego Ruiz e Nico Morelli e la direzione amministrativa di Walter Vasta. Anche quest'anno purtroppo, abbiamo il piacere, il grande piacere di ospitare Biagio Rizzo. Eccolo. Ciao, buonasera, dopo un anno ci rivediamo. Esattamente dopo un anno noi ci rincontriamo, ormai sei diventato un abitué della nostra rassegna. Speriamo di continuare. Ma noi ti ospitiamo sempre molto volentieri. Grazie. Un vacantuso ad onore, ormai sei diventato. Ormai c'ho la casa piena di maschere, quindi... Ecco, e questa sera ne avrai un'altra. Di tutti i colori. Di tutti i colori, giusto? Stasera è arancione. Questa sera è arancio. Lo vedo già dalle ragazze. Dall'abbigliamento. Intanto bentornato. Comunque è un onore, grazie per noi cuore. È sempre un piacere davvero anche ospitarti. Questa sera abbiamo un altro sold out e non ci può fare che piacere. È inutile, Biagio riempie i teatri perché evidentemente arriva alla gente, al pubblico piace. Questa cosa piace per anche me, a noi. Per me questa è la soddisfazione più grande. Poi voglio dire, noi facciamo questo mestiere per la gente, quando la gente risponde, ricambia con questo affetto, voglio dire, il sogno si realizza, no? Certo. E quindi sono veramente contento, grazie, anzi approfitto per ringraziare tutta la gente che continua a seguirmi continuamente, ogni anno, e per me, per noi che facciamo questo mestiere, sappiamo le difficoltà, andare a teatro costa, lasciare la casa, andare a cena, venire a teatro, lasciare i bambini a casa, venire a babysit, tanti problemi. Mettersi il vestito. Certo. E quindi, c'è tutto un rituale che per chi va a teatro, non è facile, a chi piace il teatro, non è insomma, facile, quindi osserva. Questo è affetto, grazie. Grazie a te. Allora, l'anno scorso abbiamo assistito ad un bellissimo spettacolo che era I Fiori del Latte. Quest'anno un nuovo allestimento, sì. Tartassati dalle tasse. L'autore è sempre lo stesso, Edoardo Tartaglia. Ormai tu... allora, Biagio Rizzo ha il suo autore teatrale. No, anche a me piacciono le collaborazioni, non soltanto una tantum. Mi piace poi fare almeno 2 o 3 anni con lo stesso autore e poi magari cambiare. È anche giusto cambiare. E con Edoardo io l'ho sempre stimato, un autore giovane, contemporaneo, molto bravo. Ho fatto anche dei film con lui, scritti da lui per Medusa, e l'ho sempre stimato e apprezzato. E ho sempre pensato che lui aveva una vena giusta. Quest'anno tra l'altro firma anche la regia dello spettacolo. Infatti. E troviamo Mario Porfito, che è un attore straordinario, così come bravissimi sono abbiamo anche Arduino Stefania Speranza, De Francesco, poi abbiamo Speranza, abbiamo Adele Vitale, abbiamo Roberto Giordano, sono tutti attori bravi, bravissimi, ma un qualcosina in più per Mario Porfito. Perché il tuo compagno di scena, il tuo compagno artistico ormai da tanti anni, sì, vero? Ed è anche una persona speciale. Speciale, sì, noi lo abbiamo avuto modo di conoscerlo, è veramente un professionista straordinario. E abbiamo anche lo stesso scenografo che è sempre Ferrigno. Ma sai, quando uno poi si trova bene e si crea quel feeling giusto e ci si capisce, un'empatia proprio, ha capito che nasce, e allora perché cambiare? No. Quando squadra che vince non si cambia. Assolutamente, e quindi quando ci si ormai si è capiti quello che piace a me, quello che lui come lavora, c'è una sintonia, una visione univoca, condivisa. Esatto, ecco. Condivisa, allora ma perché cambiare? Non c'è bisogno. Bene, Tartassati dalle tasse, tu interpreti Innocenzo Tarallo. No. Innocenzo Patanaro. E che hanno cambiato quel nome? Sì, perché la prima... Non hai sbagliato tu, abbiamo sbagliato noi, perché la prima nota di regia di Edoardo voleva chiamarmi Tarallo. Tra l'altro io avevo pensato ad Achille Tarallo, tuo protagonista, dico come mai avevo questa... fatto un film, appena finito un film, che si chiamava Achille Tarallo, e detto no, confondiamo... E troviamo questo Innocenzo Patanaro che è più divertente pure. E quindi ormai era partito nell'etere Tarallo. Esatto, e io correggo. Ok, Innocenzo Patanaro, alias Tarallo, troverete Tarallo, ma si chiama Patanaro. Benissimo. Andrete a trattare un tema molto caro. Molto caldo e molto caro a tutti gli italiani. Molto caro nel doppio senso. No, diciamo che è un po' il cliché che mi sono dato. A me piace trattare argomenti sociali importanti e che è comune un po' a tutti e cercare di esorcizzarli in qualche modo. E quindi riderci sopra e trattarli con una giusta leggerezza.
le tasse è una cosa comune un po' a tutti, e sono anche cose terribili, sappiamo anche di gesti estremi che persone sono arrivate a fare. E allora io ho pensato di esorcizzare questo argomento, alleggerirlo, dove la gente si riconosce, si rivede e si ride addosso. Questa è la cosa che più mi piace. Sì, in questo nuovo filone che della tua comicità, perché la tua comicità è cresciuta molto in questi anni. Grazie, lo dici tu. È cresciuta molto, riesci comunque a dare, a mantenere sempre la tua verve comica, ma a innervare i tuoi personaggi anche di un... Non voglio usare il termine drammatico, però è un po' di malinconia, un po' di riflessione. Ma penso che sia una delle cose più belle. Noi siamo figli di un certo tipo di teatro, veniamo da Edoardo De Filippo dove, e tanti altri autori straordinari che utilizzavano proprio gli argomenti, il doppio registro, cioè il grande comicità ma grande riflessione, ma anche gli attuali, contemporanei. Salemme è uno che continua su questa falsa riga, evidentemente ce l'abbiamo dentro questo modo di fare, non è un modo per copiare o imitare gli altri, è proprio una mia sensazione. Mi piace trattare argomenti, noi l'anno scorso abbiamo fatto i fiori dell'arte e parlavamo della terra dei fuochi, è un argomento che per noi è devastante, certo. Eppure abbiamo tirato fuori una grande comicità, come in questo spettacolo. Certamente noi non entriamo nel merito, e poi io ci tengo a dire che il teatro non risolve i problemi, per amor di Dio, ma il teatro li può sottolineare, li può mettere in evidenza, noi e li può tiriamo dare fuori. Spunti di riflessione. Sì, esattamente, non entriamo nei particolari tra cartelli, guitali, per amor di Dio, noi non ci entriamo. Com'è quella frase? Italia ed equità messe insieme. Ed è bello. E quindi cerchiamo di, appunto, abbiamo basato sui sentimenti, più che altro sono due famiglie, una finanza e questo esercente, questo ristorante di sushi, e ognuno ha i suoi buoni motivi. Come mai un ristorante di sushi? Anche perché tu sei erede di una generazione di baccalaiuoli. Esattamente. Vero? E perché mi faceva ridere, mi fa ridere. Dal baccalà al sushi. La nuova generazione, ma è sushi, eccetera. Sushità. E questo, lui un po' legato, che viene da una famiglia tradizionale, il papà e il nonno facevano i pescivendoli, che vendevano il baccalà, vederlo in un ristorante di sushi mi faceva ridere. E ancora di più abbiamo messo una cucina nippo-napoletana, cioè sushi all'acqua pazza l'abbiamo chiamato. E quindi, cos'è che si cucina all'acqua pazza? Sto branzino all'acqua pazza, ci stanno tante cose che sono buonissime. Branzino all'acqua pazza è una cosa che io proprio preferisco tantissimo. Quindi dal branzino al sushi, esatto. Cucina internazionale. Mi piaceva insomma contaminare, fare un melange, fare questa contaminazione, grande tradizione, grande modernità insieme. Senti, quest'anno hai fatto anche molta televisione, abbiamo avuto il piacere di vederti sul piccolo schermo. Capitava poco, io non la amo molto la televisione, però quest'anno ti sei... È capitato, devo dire la verità. Beh, è capitato anche nei programmi giusti, perché insomma... Meno male. È capitato al Made in Sud che... Freccero, il direttore Freccero mi chiamò, mi fece questa proposta. Noi poi Freccero ci conosciamo, siamo nati quasi insieme con Macao, e disse: ti prego, devi venire, mi devi dare una mano. E io mi sono messo a disposizione facendo un po' i jolly a Medin Sud. Mi sono divertito molto, dico la verità. Ci siamo divertiti anche e noi. E poi Ezio Greggio mi chiamò, che voleva fare questa, l'ultima, un ritorno, un programma, un cult storico certo. Che piace molto a Berlusconi. Sapete che Berlusconi ama le barzellette, quindi un programma dove lui... È il comico più famoso d'Italia, insomma, non ti offendere, vero? No, per amore di Dio. Però gli piace molto, e quindi abbiamo fatto questo programma La Salute, è andata molto bene. E poi abbiamo fatto Step, che è la casa inclinata. La casa inclinata, dove tutto può succedere. Dove c'era Stefano De Martino, io avevo appena finito Made in Sud, e quindi quelle cose che amichevolmente, non è che sono state gratuite, cioè amichevolmente perché c'era Stefano, però voglio dire, mi sono divertito a farlo, perché lì è veramente il cazzeggio puro, no? Non c'è, l'arte va messa da parte in quel punto, certo. In quelle situazioni lì. Senti, tu ormai ci hai abituati ogni anno con un nuovo allestimento. Sì. Cosa stai preparando? Cosa sta scrivendo Edoardo per il prossimo anno? Secondo te, io te lo dico. Così, una piccola anticipazione. No, lo saprete. Lo sapremo, vabbè. Dobbiamo aspettare un altro anno per avere nuove news. Sì,
penso di sì. E invece per quanto riguarda il cinema? Cinema ho due o tre proposte che mi sono state fatte, stiamo vagliando, ma non c'è ancora nulla, finché non c'è nero su bianco, come si dice, non c'è ancora niente di niente. Senti, come sono i rapporti tra i personaggi in questa commedia? Mario Porfido, per esempio, che ruolo ha? È il maresciallo della Guardia di Finanza, quindi è il mio nemico numero uno. Hai una fidanzata anche qui? Ho una figlia, sono un vedovo. Quindi la tua partner femminile quest'anno farà il ruolo di tua figlia? Mia figlia, è che essendo vedovo, questa figlia, dove io è l'unica cosa che mi è rimasta in questa vita, e un padre cerca di dare tutto quello che si può nel limite delle possibilità. Certo. Ma è una figlia che mette in difficoltà questo padre, perché non chiede niente, nulla. È una figlia unica, una figlia che studia all'estero, ma non ha mai chiesto nulla, e questo mette in difficoltà il padre, perché proprio quando un figlio non ti chiede, tu ti senti in dovere morale di dare di dare. Senti, la famiglia è sempre comunque al centro delle tue commedie. Sì, siamo del sud, noi abbiamo i nostri punti di riferimento. È una delle tematiche che viene più in tutte le sue sfaccettature, sì. È una delle tematiche più trattate. Secondo me sì. La famiglia e quindi i sentimenti, è tutto legato, vedi. La famiglia per me è il punto di riferimento, è che quando c'è un problema la famiglia serve a questo, a risolvere i problemi, a trovare una soluzione, una via d'uscita, e solo con le persone care, con le persone che vuoi bene, di cui ti puoi fidare, si possono risolvere delle belle cose. Io penso sempre che c'è un tempo da cui dalla famiglia si vuole scappare, ma poi si ritorna sempre, certo. È il nostro ultimo bene rifugio. Brava, è il punto di riferimento. È il nostro punto di riferimento. Bene, non ci vuoi raccontare nulla? Allora, c'era un francese, un americano, una barzelletta, già raccontava la barzelletta. No, dai, con le barzellette. No, è che mi fa piacere stare qua. Anche a noi fa piacere stare qui. Mi trovo con voi, so che c'è sold out, questo mi riempie di gioia, lo spettacolo vi posso garantire che è molto divertente, anche che se all'apparenza può sembrare che l'argomento è le tasse, ma vi posso garantire che è molto, molto leggero e molto divertente. Ho una squadra di attori veramente straordinari, ne sono veramente contento e felice. Che sappiate, non lo dico io, voglio dire, ma in teatro si è bravi solo se il tuo antagonista è bravo. Quindi sono tutti attori straordinari, bravissimi. Siamo in tournée da un bel po', dal 6 di novembre, finiamo a fine maggio. Siamo un po' stanchi, però siamo felici. Veramente felici. E noi felici di averti ancora qui insieme. Grazie. Al tuo cast. Bene, dovremmo chiudere, noi lo aspettiamo il prossimo anno con il nuovo spettacolo, perché ormai è diventato una sorta di rito, tu devi stare invacantiando. Va bene, invacantiando, io poi voglio, anzi saluto tutti vacanziando, che ormai siamo diventati amici, siamo di famiglia, e quindi grazie a questo gruppo straordinario che mi vuole bene, l'ho detto. Sì, ti vogliamo tutti bene. E anche io vi voglio molto bene. Bene, l'appuntamento è con Vacantiando, e per sabato 22 con il Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano, Rune di Sangue, in fantasy. Non sappiamo esattamente com'è, però insomma, lo scopriremo solo vivendo. Solo vivendo, diceva un grande artista. Bene, grazie. Grazie. Dallo teatro è tutto, a voi lo studio. A voi lo studio, e loro vanno di là.